Audio. Giornata di Serie B Pro, la prima volta al Garden Center. Commentiamo per voi la partita fra Chievo Veronica e Scassatutto. Questo è un derby, ci sono molti ex fra le due squadre. Partita fondamentale anche per la classifica, per la lotta, per la zona playoff e non solo, anche la Major League. Arbitra il signor Pace, tutto pronto? Allora tra poco si comincia. Palla in avanti verso Scuderi, buono questo movimento Scuderi, la mette in mezzo, sta arrivando D'Agostino, non prende lo specchio dalla porta, tiro pericoloso del capitano Calabrese, palla in avanti verso Patti appena entrato, chiude Cannella, non perfetta qui la sua chiusura, poi qui D'Antoni che cerca di limitare i danni, va a rimettere ordine, avanza D'Antoni, velocissimo ancora D'Antoni, ha proprio il suo mancino, Matera in calcio d'angolo. Corner in favore degli Scassatutto. D'Agostino, occhio momento di Scuderi, incredibile D'Antoni sulla linea di porta, si è divorato il gol dell'1-0. La palla ancora in gioco, qui Scuderi che cade a terra, non c'è nulla. Occhio al corner, occhio a Scuderi che si inserisce, Matera, ancora calcio d'angolo, non riescono più a uscire, chiamo Veronica. D'Agostino direttamente in porta, attenzione Scuderi, alto. Qui subito Tarantino che tocca il suo primo pallone, avanza Piero Tarantino, che la palla D'Agostino, prova a lanciare Tarantino, ma fa buona guardia qui Calabrese, attenzione alla ripartenza di Chievo Veronica con Patti, apertura per Calabrese che le mette in mezzo per Silvestri, triangolo azione perfetta degli FC Chievo Veronica, arriva il gol dell'1-0 a sorpresa perché il possesso palla era tutto Scassatutto, ma Silvestri rovina tutto 1-0. Silvestri! Polizia di Scassatutto, rischia il signor Pace, D'Antoni col mancino sul fondo ma di poco, ma tutta la rimessa, Silvestri riceve il pallone, si fa dare avanti Patti, palla troppo lunga per lui ma cerca di arrivarci lo stesso, qui Patti che sta cercando il numero di Patti, la strega in calcio d'angolo, bello qui la giocata del numero 14 arancione, Silvestri porta a spasso il pallone, il tunnel è di D'Agostino, ancora Silvestri in zona tiro, anche Lastrino! Ah! Andare in calcio d'angolo, gran parata del portiere di Fracchio Steam, attenzione allora Pandolfo, poi Benigno contro ben due uomini, se la cava qui Benigno, la palla che è uscita. Ancora Patti col tacco verso Silvestri, capisce tutto Scuderi, occhio alla ripartenza degli Scassatutto con Tarantino, sta arrivando Scuderi, sta arrivando anche D'Agostino che viene servito, D'Agostino lo potrebbe provare, D'Agostino vuole spazio per il suo destro ma trova il palo, la palla che arriva lì, poi strepitoso Matera per tre volte ha detto di no e gli Scassatutto, incredibile parate. Matera, non ci riesce. Avanza indisturbato, poi palla per Scuderi, palla in avanti per D'Antoni, D'Antoni alla palla sul bacino, D'Antoni esce Matera, ancora D'Antoni, dietro per Tarantino, la prende Pandolfo, davvero sfortunati, scassa tutto, adesso qui Chiavaronica che provano a fare male ai loro avversari con Silvestri che va a puntare l'avversario, Silvestri viene fermato, squadre lunghissime, avanza Tarantino, sta arrivando D'Antoni, Tarantino da lì con i pugni Matera. E finisce il primo tempo con il parziale che vede avanti Chievo Veronica per una rete a zero. Vedete fin qui la rete dell'articolo 11 Silvestri, ma gli Scassatutto si sono divorati il mondo. Un po' per loro sfortuna, un po' anche per Salvatore Matera che ha fatto delle parate incredibili. Squadra di riposo e ci riposiamo anche noi. Poi Pandolfo ancora, perde palla D'Antoni, attenzione D'Antoni che insiste, non riesce a sfondare la retroguardia arancione, attenzione qui che Veronica che vogliono attaccare con Benigno,
Allontana qui, Scuderi. Rimessa laterale. Qui Calabrese che allunga il pallone ed riesce a trovare l'aspetto della porta. Benigno. Palla qui verso Silvestri col tacco per Benigno. Chiude bene qui la difesa, gli scassa tutto. Qui D'Antoni che però perde il pallone in maniera ingenua. Attenzione allora a Silvestri, lastrino. Riesce ad allontanare il pericolo. D'Antoni riesce a portare avanti l'azione, poi ha preso il pallone. Occhio a Matera che ha combinato il pasticcio. Mamma mia, cosa stava combinando Matera? Stava portando praticamente la palla dentro la porta. Tutto pronto per la punizione. Aspettiamo il fischio del signor Pace. Eccolo qua, D'Agostino va col destro e la palla che entra in rete. Giovanni D'Agostino, il capitano, la pareggia lui. 1-1, tutto da rifare per il Chievo Veronica. Oh ragazzi, dai. Silvestri, avanza Silvestri, ha spazio, Silvestri guadagna metri, il palo colpito dall'articolo 11, occhi perché la palla è ancora in gioco, siamo dall'altra parte con D'Antoni che vola la palla sul mancino, chiude però Calabrese e difende la grande il pallone. Palla qui per Patti che non riesce a portare avanti l'azione. Gran chiusura di Cannella che si porta avanti ma viene fermato. Occhio alla ripartenza arancione con Benigno, il 2x2 con l'ostrino. Benigno! Benigno! L'ex Maravillas porta in vantaggio i suoi compagni 2-1. Si ferma, cerca di rallentare l'azione. Calabrese salta, gran giocata qui di Calabrese che salta due uomini. Ancora Calabrese, Tarantino, Calabrese alla palla sul destro, si ferma, chiude da Tarantino. Calabrese non riesce a trovare spazi, poi Silvestri dalle retrovie sfiora il palo qui. Ecco la punizione, Silvestri! Mamma mia che punizione di Silvestri! Il 3-1 del Chievo Veronica è in vantaggio, è ancora più sicuro. Poi perde il pallone, allora il terzo provo a non uscire. Contributo un po' macchinoso qui, non perfetta la chiusura di Calabrese. D'Agostino, ma Matera, bravo! A limitare i danni e chiude in calcio d'angolo. Tarantino. Prova a lanciare verso la testa di D'Antoni, chiude Matera. La palla che arriva lì, cade qui D'Antoni, non c'è nulla per il signor Pace. Allora si continua. Buttala. Poi gesto di fair play con la palla che esce. No, no, lo so, però puttana, si è fatto male. No, ha preso poco, non ha preso la palla lui. Patti. Qui rischia la giocata, Patti ancora, gran numero di Patti, che adesso si trova dalle parti Lastrino. Patti! Lastrino, nega l'euro gol a Patti. Tarantino. Apre verso Cannella. E la dritta la bomboletta. Poi Tarantino riesce il dribbling, ancora Tarantino, palla verso D'Agostino che si gira Matera e dice di no. Attenzione, poi non succede nulla. Palla deviata, rimessa laterale fuori, scassa tutto. Scuderi la mette in mezzo per D'Agostino. D'Agostino apre verso Tarantino. Piero Tarantino in casa e pareggio. Lo ferma lui quando mancano 5 minuti alla fine della gara. Gli scassa tutto, si riprendono il pareggio. Incredibile. In pieno possesso della partita, ma il punteggio è fermo sempre sul 3 pari. Qui attenzione, scassato che si riprende il pallone. Tarantino prova a lanciare verso D'Antoni che è velocissimo. D'Antoni, vediamo se ci arriva. Infatti è così, D'Antoni la mette in mezzo per Scuderi. Chiude la grande Silvestri, ancora rimessa laterale in favore di scassatutto. Scuderi col tacco, Matera riesce a vedere il calcio d'angolo e finisce qui la partita. Un 3 pari che sta di punto prestato per gli scassatutto, invece per il Chiave Veronica sta di beffa perché vincevano per 3-1, ma è stata una bellissima partita, ricordiamo che era un derby. Derby molto sportivo, molto corretto. Ringraziamo per il signor Pace per la sua condizione del match. E allora vi saluto e vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre qui ai Campo Inter School. Ciao! Ciao!
passaggio, sto mio, mica sono rincoglionito. A sinistra!